Vai a spegnere la luce. Ole, oh, anche se buttare c'è così proprio chi sono la cosa batti no va bene va bene va bene va bene va bene va bene la compagnia teatrale quando ci capita Aramus presenta tic tac o tac tic ovvero l'upaga del tempo. Musiche di Angelica Mastro Giuseppe. Presenta Domenico Napoli. Vorrei che teneste presente solo di una cosa, per cortesia. Abbiamo un sistema di stereofonia per i microfoni che funziona in una maniera sballata perché siamo artigianali. Per cortesia, chiunque voglia fare un intervento deve soltanto limitarsi ad alzare la mano. C'è il nostro tecnico microfonista che vi porterà il microfono. Siete liberi di intervenire, ma non create brusio, altrimenti non si sente niente. Grazie. Passano gli anni, amore, io tanto bene, mi fanno bene. Bene, ancora una volta con la solita faccia tosta di incontra magna, ci presentiamo a voi per seguire, o almeno cercare di seguire, quello che è stato il filo conduttore di tutte le nostre da un filo conduttore, cioè la socialità, la cultura delle persone che vivono nel nostro comune, che dividono la quotidiana giornata di questo paese in servizi, per servizi intendo la posta, l'ambulatorio, il comune, la scuola, la banca, i trasporti, la politica, o il tempo libero, la piazza, il bar, la vita e l'altro. Abbiamo dato a volte un aspetto grottesco anche esagerando i toni, anche per far ridere. Si dice che si toccava il sacro, si toccava il profano, adesso tocchi voi che siete il popolo. Tu parli nel tempo. Chi era? Come viveva? Di cosa parlava? Di cosa soffriva? Di cosa sognava l'abitante del quartiere? Senza andare tanto lontano nel passato, ci basta soltanto dopo guerra e qualche accenno sul ventennio fascista. È nostra convinzione che il luparese o luparotto, stando alla storia, Lupara era un posto di confino o di punizione per i religiosi, diciamo dissidenti. Si legge da Pezzosa, da Giuseppe, e qui sarà la pulpa, ma è solo questa la diversità? O c'è dell'altro? E se c'è, cos'è che ci fa essere diversi? Esiste un legame tra i giovani di allora e i giovani di oggi? Indubbiamente non c'è più nessuno. Ma il fine è lo stesso. È un fatto di ambiente o un fatto di tempo? Il tempo. Ecco, dice più cose della nostra vita. Come e perché ci condiziona? È lo stesso delle metropoli, un'ora di 60 metri lunga. O qui è più lunga, forse più lenta. E allora il tempo libero qual è? E quanto dura? Questo è il tema di questa sera, ragazzi. È la diversità fra le persone normali nella nostra comunità.
scoprire parlandone con loro quali sono i sogni, le paure, i timori. Come dice il mio amico, qual è il motore che ti spinge? E in tutto questo il tempo intesa come scorrere del tempo, le ore, non come clima, ma come scorrere. È più lungo in quanto più lento e quindi più gustoso quello di rubare. O è più veloce, frenetico, ossessivo, accattivante, colorato e appetibile quello della grande città. Ma allora, Lupana è una periferia del mondo? Oppure Lupana è una parte integrante di qualcosa che è più grande, che al mondo fa periferia? Ed è quello che andiamo a chiedere ai nostri ospiti questa sera. Entriamo nel vivo di questa che è talk show è una parola inglese, talk, per lo sapete tutti quanti, significa raccontare, non significa parlare, vuol dire raccontare, raccontarsi le cose, dirsi quello che si è e quello che si vorrebbe essere, raccontarci. Il primo ospite che andiamo a introdurre è un personaggio di spicco della vita amministrativa di Lupana, funzionario dell'INPS, il dottor Pasqualino Molinelli, sindaco di Lupana. Il secondo ospite è un insegnante con esperienza pluridecennale elementare, è anche moglie ed è anche madre, la signora Maria Libera Ciccarelli. Ora passiamo a ciò che secondo noi è una persona che rappresenta una parte predominante di Lupano, esponente della gioventù luparese e in un certo senso anche piccolo imprenditore, Antonio Rocco. Grazie Rocco! Personaggio femminile, è rappresentante della parte delle donne. Abbiamo cercato di spendere tutti gli stati non sociali ma mentali, ha un aspetto a causa del lavoro che fa il capello del sociale. Fiorenza Pasquarelli. Funzionario della presenza delle Poste Italiane, originario di questa contagio, nativo di Roma, l'avvocato Carlo Pepe. Tanto per dare un colpo invece alla porta al cerchio, passiamo alla parte oltranzista. Studente liceale a Roma di Campobasso, rappresenta secondo noi l'aula oltranzista dei giovani di Lupano, Massimiliano Napoli. Commerciante, marito, padre e nonno, un punto di vista dall'alto dell'esperienza, Umberto Pasquarelli. Seminarista, studente di teologia e in diritto canonico, l'altra faccia della gioventù. Alessandro Spino. Lupara è piena di nomi, rampollo di un'antica famiglia di Lupara, studente universitario, prossimo alla laurea in giurisprudenza, Pasquale Moretti. Giovanna Benitez.
altro aspetto della geometria di Rubano, studente universitario, laureando in chimica e tecnologia della farmaceutica, Franco Davanti. Adesso vorrei entrare un attimino in quella che è il tema della nostra, non lo voglio chiamare la discussione, ma diciamo chiacchierata. Questo è un salotto dove si incontrano delle persone, dove le persone chiacchierano, dove raccontano i fatti, dove dicono le storie, dove dicono i sogni, i pensieri, le mentalità che avevano. Voglio riprendere dei passi da questa rassegna stampa scritta e raccolta da Durante Antonarelli, abitante di Rubano. Quindi abbiamo, diciamo, preso stimolo. Durante Antonarelli, nato a Rubano l'11 di marzo del 1915, ha iniziato la sua attività giornalistica nel 1946 a Rubano, dove è stato medico, si è trasferito a Capocotta, Termoli, ha collaborato con vari quotidiani e riviste. Scrittore di prosa scorrevole, polemista battagliero, come ogni rubanese, un vero apostolo nel campo della medicina sociale. Tra i suoi racconti si ricorda il pugnale di Cecco, quando nasce il figlio dell'uomo, la caporale femminile dei carbonari. Ma cos'è Rubano? I nostri paesi. Lustro e decoro al paese vengono dati da alcune famiglie, quale dalle madre, la Parascandolo, o le madri più precettori di Vincenzo Cuoco, dalla vicina città Campomarano, e fu quelli i primi che messaggiarono la sua nobiltà. Ha avuto i suoi martiri nelle sue medaglie nelle varie guerre di indipendenza nazionale, Giovanni Torciglia, Costantino Antonarelli, Nicola Soriano. Conta Rubano poco più di 2.000 abitanti. È situata sulla Mena Collina, 487 livelli dal mare, vista al capoluogo, bla 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 bla. Questo è uno straccio di un articolo del Momento Sera del 1947, 50 anni fa. Ma cos'è Rubano oggi? E come passa il tempo a Rubano oggi? Qual è la sua? Tanto lei ha un rapporto quotidiano con persone. Quindi c'è una questione di tempo. Vorrei avere contatti con i giovani, purtroppo non ne ho l'occasione, e mancano le occasioni. Mi piacerebbe tanto poter creare le occasioni per avere dei contatti con i giovani. Come vede il sindaco di Rubano? Tu! In un minuto. Tempo di Rubano personalmente lo preferisco al tempo che potrebbe essere trascorso nella università. Sicuramente si tratta di un tempo molto più umano di quanto non possa essere il tempo trascorso a Roma. Io non vorrei mai lasciare la città, non vorrei mai arrivare a vivere a Roma che quando lo fa. Mi piacerebbe vivere in una piccola città oppure in una piccola città. Il problema è un altro. Io posso pure vivere in un paese di questo, ormai Susanna Pasqua Rocco, posso vivere a Suicide. Il problema è per i giovani, la realtà si vive e si domina tanto meglio quando più ci si vive in iscritto. È rischioso vivere per 20 anni Rubano, 30 anni Rubano, e poi dover uscire in una realtà più cattiva. Ecco perché io dico che i giovani, tutto sommato, fanno bene a stare a Rubano, però ci sono dei rischi. Ci sono dei rischi e forse per quei genitori, anche i figli, forse si pone il problema se abituati a vivere in una situazione. Io riprendo un attimo le sue parole, lei ha detto che è più facile vivere, è più bello vivere nella grande città che in un piccolo paese. Allora passiamo a quello che è l'esponente estremo, secondo il mio punto di vista, che è personale, Massimiliano. Massimiliano, tu sei di Celano, vivi a Rubano e vivi anche la tua vita in Campobasso.
com'è che tu vedi il tempo, inteso anche non soltanto come tempo libero, com'è che gestisci la tua giornata in questa comunità? Beh, chiaramente mi alzo la mattina per prendere il pullman, dove la sera alle 7:10, cosa sbagliatissima, perché dobbiamo passare via per castello portaccio per il ucciso. E questo poi cresce anche parecchio, dovrei andare a scuola, questa è la storia. Un tale che mezza scuola, quando i ragazzi vanno basso sono arrivati da circa mezz'ora, prendono già da due viaggio, il resto. Io e lei faccio parte della giornata a scuola, poi sto esco di solito a scuola alle 1:30, riprendo il pullman, torno a casa alle 1:30, ma i ragazzi... Arrivo già. Ragazzi, se fa così non andiamo avanti, se se volete giocare dovete rispettare le regole, altrimenti non si gioca più. Non ha senso. Fanno 6 ore, prendono il pullman alle 1:30, quindi arriviamo alle 3:15, mangiano, spesso le 4 iniziano a studiare, poi mettiamo più o meno 3 ore di studio, poi sei costretto a uscire qua. Io dai casi. Ma è quindi pertanto perché un disagio di trasporti, un disagio di servizi? Beh, tutto nell'insieme, però... I servizi, quindi si può puntare il discorso dei servizi su quello che può essere lo sviluppo dei vari servizi. Io vorrei fare un attimino uno stacco su quello che è un aspetto dei servizi e prendo uno straccio da questa raccolta, pagina 40 se la trovo, perché mi sembra che la trovo, e leggo. Anche a rubare la telefono in funzione, anche a rubare il telefono, i nostri nonni, certo, e forse anche i nostri padri, non lo hanno mai sognato. Arriveremo al tutto automatico? Il direttore della TIM, la TIM era allora società telefonica, della nostra regione, sta quasi per impegnarsi in questo senso. Momento sera, il 7 di agosto del 1949. E allora vorrei chiedere a Carlo, quando è parte di questo, diciamo, la comunicazione. Qual è la tua professione? Io sono funzionario delle Poste Italiane, mi occupo di relazioni esterne da circa 2 anni, sono 15 anni che sono onorato di appartenere a questa importantissima azienda italiana. Poste vuol dire comunicare, vuol dire passarsi notizie. Come vede le Poste, almeno per lo sviluppo di questa famosa telematica, di questo multimediale? C'è un progetto che può includere anche i piccoli centri? Poste, innanzitutto, come probabilmente già molti di voi sapranno, sono impegnate in un significativo e altamente qualificato processo di ristrutturazione dopo aver vissuto forse un periodo dei meno felici della propria storia, e sono impegnate appunto a rilanciarsi percorsi sempre di più al servizio di tutta la collettività, e lo faranno soprattutto sul piano della comunicazione, nell'accezione più moderna e tecnologicamente avanzata del termine, attraverso una rete informatica che si svilupperà attraverso le proprie 14.400 agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale, la quale rete informatica sarà messa a disposizione di tutti i cittadini, non soltanto per quello che riguarda esclusivamente i servizi appunto erogati, gestiti e offerti della nostra azienda, ma per tutto. Praticamente noi saremo un'interfaccia al servizio di tutta la collettività. Diciamo che c'è quindi la possibilità che anche un abitante di un paesino come Rubara, col suo bravo video, col suo bravo terminale, potrebbe collegarsi con il mondo intero e potrebbe realizzare i sogni. Ma quali sono i sogni del rubarese? Quali sono i sogni delle persone che adesso hanno 40 anni, 50 anni? E questo vorrei chiederlo a la signora Maria Libera, che sta insegnando per internazionale, di parecchi di voi, come le voi? Bello questo caso. Cosa pensavano?
E cosa sono diventate? Lei lo sa, i sogni dei bambini sono cambiati, perché se io qualche anno fa lei ha fatto fare un corso dei bambini, la maggior parte era una classe quinta elementare, molte bambine sognavano di fare la modella, di fare l'attrice, di fare, insomma, di imitare un po' i personaggi della televisione. Invece quelli che negli anni addietro se avessi fatto fare lo stesso compito, le bambine avrebbero detto di sognare di diventare una maestra, un dottore, un muratore, cioè di professione concreta. E nel tempo queste persone che hanno sognato di essere delle ballerine o di essere dei minatori sono poi diventati quello che sono oppure hanno modificato? Adesso queste bambine stanno studiando. Nella generazione passata invece sono diventate le brave mamme o hanno intrapreso una carriera di studio. E lei come mamma come vede il tempo passato qui in Lupara? Come mamma? Come mamma vedo un tempo vissuto intensamente, mi sento realizzata perché ho rapporti molto sentiti con la gente e quindi la mia giornata è piena di interesse. Ma lei ritiene che queste persone abbiano avuto uno sfogo con il proprio sogno oppure no? Ma dipende, qualcuna così il suo sogno l'ha represso, altri invece li ha condiviso. Sono casi da stare. Antonio Rocco. Un impatto. Infatti diverso con quello che è stata la vita sociale con cui ho creato di scuola. Antonio Rocco ha scelto di fare un lavoro e ha scelto di fare una vita qui in Lupara. È un piccolo imprenditore, anche se si può mettere virgolette. Antonio Rocco, perché? No, ho scelto di fare questa vita che secondo me non ci sta, né che non ci sta per terra, però sono un ragazzo che voglio restare qua in Lupara, automaticamente. Cioè tu credi in Lupara? Sì, credo in Lupara, soprattutto, però la persona non, cioè, pure se io credo di rimanere a Lupara, anche se voglio fare qualcosa di diverso, però è l'ambiente, cioè nell'ambiente, cioè la situazione in cui stiamo automaticamente trova la posizione anche geografica. Cioè tu non ci permette di consistito sul fatto che l'ambiente che ti circonda, l'ambiente che ti vive, se ti obbliga a comportarti in una certa maniera? O è il tempo come lo dici? No, soprattutto anche il tempo. Che uno vive qua in Lupara. Secondo me una persona che vive a Lupara, cioè si attacca anche ad amico, cioè, soprattutto questo, cioè anche fuori, ad esempio a Roma, ad altre parti, puoi parlare con un pezzo. C'è una cosa che... Come si fa per intervenire? Per intervenire. Le cose di vita che una persona... Quindi possiamo dire che è l'ambiente dove si vive. Chi non conosce questo paese, sente queste cose, comincia a pensare che da noi si vive alla rovescia. Così non è. Qui si vive in un altro mondo. E sottolineo un altro mondo. Per non confonderlo con l'altro mondo. Noi non siamo morti, ci nutriamo, ci vestiamo, lavoriamo, facciamo figli e altre cose. Momento sera, il 7 di gennaio del 1948. Come ho detto quando ho presentato questo giovane personaggio di Lupara, un punto di vista diverso. Com'era il tempo? Al tuo tempo, com'era l'aspettativa? Qual era l'intuizione? Qual era la cosa che volevi fare? Qual era l'autore che ti ha spinto, che ti ha fatto andare via? Soprattutto se è una voce brasilese, che hai cercato non fortuna, cercava anche qualcosa di diverso. Perché? Purtroppo l'artigianato non era tanto tanteggiato, perché mancava il lavoro. Noi ragazzi cercavamo di trovare una strada diversa. Loro ci ha spinto di andare all'estero, io sono andato in Brasile. Ma qual erano i tuoi sogni? Cosa sognare? L'iniziativa era di fare qualcosa, di migliorare un po' perché qui non c'era una strada, mandare il lavoro, lavoravamo anche però senza guadagnare niente, si lavorava per 4 centesimi, io ero militare in tempo, quando sono andato in Brasile, 52, con
confezionavamo un pantalone per 500 lire, insomma, ci voleva la giornata piena che poi alla fine usando un pacchetto di sigarette. Pertanto è una forma di disagio. Lavoravamo tutto il giorno, però io per comprarmi un pacchetto di sigarette dovevo andare a vendere l'uomo che aveva delle galline sotto il paese, lavorando tutto il giorno con tre lavoranti alle 8, tutti sanno, andando alla bottega loro, alla sartoria. Visto diciamo così, la povertà di questo mestiere, mi ha spinto a dare il paese. E lì purtroppo avevo trovato anche la fortuna, ma mi ha tirato sempre. E com'era il tempo di vedere? Bello. Non si dimentica. La testimonianza più sicura sono tutti i colori presenti che io tutte le domeniche sono qui. È difficile che mi fermo, anche se adesso sto accanto a basso, però torno così sottanato pure il Brasile, anche sbagliando, perché avevo trovato la fortuna in un posto ottimo, un mestiere, e non lasciato. Tornando qui insieme a tutti i cittadini. Tu hai parlato di servizi, hai parlato di strade. A dire il vero, agli inizi del corrente secolo si iniziarono i lavori anche di questo secondo lotto. Tant'è vero che circa 2 chilometri di strada, qua al cimitero di Lupara, verso Guardiafera, sono già stati costruiti. Un'isola nell'isola, momento sera, il 30 di novembre del 1948. Ma com'è che vede una ragazza di oggi, la Lupara di oggi, i servizi, la socialità, il lavoro? Dobbiamo dire che la vita è piuttosto monotona, diciamo, perché mancano le strutture sia a livello, se vogliamo, a livello culturale, per quanto riguarda non ci sono una biblioteca, non c'è un punto di incontro, sia per i ragazzi di tutte le età, per le scuole elementari che per i più grandi. Guardando le prime file direi di no, partenio, della bellissima gioventù. Anzi, mi facevano dare la mia ragazza, che è la prima volta che mi ha rubato. Ho detto, ma te quando vai a rubare dici sempre che sono tutti vecchi, che sono tutte persone anziane. Dice, ci sono molte belle ragazze. Infatti ha detto che non ci manca più da solo a rubare. Ovviamente ci sono moltissimi ragazzi, molti ragazzi che hanno voglia di vivere a Lupara e di vivere Lupara in diversi modi, e nel modo tradizionale e nel modo un pochino più nuovo, perché egoisticamente qui tiro fuori il Pasquale Giusterio. Non ce la posso fare. No, perché noi che viviamo Lupara, e parlo di me, di quei ragazzi che non abito di Lupara, non sono di Lupara, ma che hanno i genitori di Lupara, per esempio, come nel mio caso, siamo molto egoisti, in questo senso, cioè che noi vorremmo venire a Lupara e vedere Lupara sempre come era 50 anni fa, come era 60 anni fa, come erano i ricordi dei nostri genitori, dei nostri nonni, e quindi fare quelle cose carine, la salsiccia, quelle cose, esatto, quelle cose che a me piacciono e che piacciono anche ai ragazzi di Lupara, che però farle una settimana, due settimane all'anno è bello, è bellissimo. Farle tutto l'anno, vengono due salsicce. No, diventa una cosa monotona. Allora, parlando delle due salsicce sue che potrebbe si mangiano, una cosa che giustamente il tuo qui ci si annoia, oppure si inventa. Scusami, no, non ho detto questo, ho detto che divertirsi a rubare è facile per 15 giorni, per un mese, per 2 mesi, per anche tutta l'estate.
però poi bisogna rendersi conto che c'è gente che ci vive e che ci sta Lupara durante tutto l'anno e che a queste persone bisogna offrire, naturalmente cercandolo anche dentro di loro, perché poi non è che si può sempre chiedere o dare la colpa, che ne so, piove, governo lato, no? Per la famosa, no, bisogna anche dentro se stessi cercare, magari come fanno moltissimi ragazzi, questa trasmissione, questa manifestazione. No, sono abituato a questo, quest'altro non fare. Questo lo testimonio. Volevo soltanto aggiungere una cosa a proposito dei sogni dei bambini che ricordava Maria Libera. E anche nella mia generazione c'erano molti sogni, c'era chi voleva fare il pompiere, che era visto come una professione particolarmente affascinante, c'era chi voleva fare l'astronauta, c'era chi voleva fare, io molti amici parlando avevano questi sogni, molti bambini, io volevo fare il pagliaccio, sono l'unico che ce l'ha fatta. Quando ci vuoi, no, soprattutto perché Vittorio mi ha promesso 2 milioni. Andando un attimino, non proprio sul serio, ma su quello che è il tema del nostro, dibattito, chiacchierata, diciamo che è una chiacchierata. Lupara è anche una società che generalmente è fondata, cioè in maggioranza è fondata da persone anziane. Io vorrei chiedere a Fiorenza. Fiorenza, che qual è la tua vita? Periodo sta lavorando in un centro di abilitazione di autismo. Comunque, diciamo, le problematiche sono più o meno lo stesso, anche se al centro dove sto è un centro per i minori. Certamente la comunità di Lupara sta rispecchiando un po' la media nazionale. No, non è questo. Cioè, come che la vedi tu personalmente? Io la vedo un po', diciamo, in evoluzione da un lato, e da un lato un po' come la vivevo da ragazza, diciamo, da adolescente. In effetti qui sei stato sempre, fino a quando si è ragazzi, si studia, c'è sempre la smania di andare fuori, di fare nuove esperienze, di vivere fuori. Poi in effetti quando questo avviene, quando avviene, a me è successo, io ho studiato fuori, nel momento in cui ho finito di studiare, ho iniziato a lavorare, anche con grossi sacrifici, ho continuato a rientrare al bar la sera. Perché lavorare a Campobasso una settimana corrente pomeridiani e rientrare tutte le sere qua, insomma ci sono dei sacrifici, carica. Però questo forse da adolescente avrei proprio sognato questa evasione. Una volta che uno ha avuto durante gli studi queste opportunità, poi vede questo rientro. In questo vedo una cosa immutata, anche nei giovani di adesso, che vanno all'università, lavorano, però rientrano. Il più, quando possono rientrare una volta alla settimana, una volta al mese, a seconda dei loro impegni, cioè, questo lo vedo sempre secondo mutato. Secondo te questo è sì, perché altrimenti poi sarebbero solo gli anziani se non ci fosse questa grossa parte. Io dico che ritornare nel proprio paese è un aspetto molto positivo, vuol dire che i legami con la gente, con le abitudini, anche se uno vive fuori, lo sente, se lo porta dentro. Si ricarica, sì. Umberto che tutte le settimane da Campobasso torna a Lupara anche sfidando l'intervento, perché lo fai? Perché incontra l'amico, trascorrono le serate insieme, il buongiorno, la chiacchierata, quello che manca nelle grandi città, le radici, dove si perde quasi la dimensione della persona, si diventa una macchina che si corre nel tempo. Scusa, c'era qualcuno che voleva intervenire da lì? Sono le radici, che ti portano a Lupara sono le radici. Schulz, ti spiace dare un attimo al microfono, si sta chiacchierando. Perché non ti avvicini? Perché non vieni a Lupara? No, mi commuovo la prima. Sei dentro di me, mi commuovo, no, mi commuovo. Dì quello che vuoi dire. L'ho detto. Cioè, qui abbiamo adesso estrapolato il problema principale, che
il vivere in una piccola comunità. Si scappa anche per venire a Lupara. Per guscio, che ti copre. E c'è poi lo scappare via, la voglia, il sogno. Ma c'è anche chi scappa dalla città per tornare a Milano, a Lupara. L'ho fatto io. L'ho fatto anche io, scappo dalla città. Tu si può mettere, si scappa dalla città. Massimiliano, cosa chiede? Ma io volevo dire che è facile parlare per la gente che sta fuori. È bello venire un giorno qua. La domenica, anche a me piacerebbe venire la domenica qua, però abitare tutte le sera settimana a Roma. Però per chi ci vive qua a settembre, che non sta nessuno fuori col freddo, che non sa dove andare, perché qua gioca a carte alla Bambina Nino o a qualcun altro. Però perché non sta giocando a carte? Ma c'è pubblicità? Generalmente chi dal paese va in città trova un ambiente di sucio e si deve ridurre a vivere tra le quattro mura di casa e fare una passeggiata ogni tanto per il corso o qualche cosa. Ma la città è classista nel senso di differenziazioni fra quelli che sono originari della città e quelli che si vedono dopo si sono trasformati. Ed è molto difficile integrarsi in città, cioè la città sembra un sogno, per voi è un sogno. Ma potrebbe rimanere tale, potrebbe insomma disillusione. No, non è soggettivo. Per voi giovani, per voi giovani forse è un po' diverso. C'è, chi, c'è la persona che va in città e non riesce a legare, però c'è anche la, il ragazzo che va in città. No, no, io ho il problema delle famiglie. Per voi giovani è un po' diverso, perché le famiglie hanno il problema di stare pure in bilancio, cioè non è che possa dare un punto di vista d'accesso. Per voi giovani è un po' diverso, cioè, giustamente vorreste registrare. Ma sicuramente volevo chiedere che cosa ti aspetta. Guarda, io dalla città non è che... A Roma, tu dici, io ci vivo. Sai, guarda. Tu cosa aspetti? Guarda, io non è che ti dico che se vado a Roma, che non so, posso andare tutte le sere a ballare, posso andare tutte le sere a spendere 50 euro da qualche parte. Però comunque, se esci per Roma, non hai, mettiamo il caso che non è una linea di casca, esci a Roma. Ci vuole. No, perché se camminare, arrivando noi quest'altro, tu vivi a Roma e ti piace venire una settimana qua, però a Roma se non hai in tasca esci, vai a Piazza di Spagna, vedi la gente, vedi 3.000 persone, se fai qua vieni a... Non ci parli con quella gente, non ti caga nessuno! Non ti caga nessuno! Bravo, bravo, bravo! Franco, perché non spieghi bene quello che dice? Il concetto di Massimiliano di meno potrebbe essere anche contestabile, però dal suo punto di vista da rispettare. Perché? Io volevo dire a Massimiliano, lui che non è andato, no? Io abitato, sono 6 anni, non a Roma da studio. Lui dovrebbe andare là a studente, no? Oppure vuoi andare là a lavorare? Che poi sarebbe fatto? Ma allora, da studente, tu prima di tutto c'è l'università, no? Quindi hai gli impegni di scuola. Tu e poi tu dici con questi impegni di scuola voglio trovare il tempo per divertirmi e conoscere altre persone e fare nuove esperienze. Scusa, Franco, ti devo interrompere un attimo, scusa, la questione non è tanto il fatto che fai conoscenza perché qualcuno sono d'accordo con loro, la questione principale è di come si vive il tempo. Per il tempo che Massimiliano sta circolando in quanto trasporti, in quanto discoteche, in quanto servizi, in quanto incontri, è diverso dal tempo di Roma. Lui ti ha proposto un'immagine di quello che è Lupara adesso, tu invece vivi a Roma, com'è il tempo? Com'è il tempo per te? Biologico, allora è diverso, no? Tu vedi perché biologico? Perché noi siamo degli organismi viventi, no? Per esempio che si deve stare a casa a studiare, perché non sei sempre
quindi il tempo però, però tu quando è finito il settore è facile, qua ci sta, qua là in mezzo dove stanno i ragazzi, ci sta qualcuno che sta 7 ore a casa, ma quando ha finito di studiare, quando ha finito 7 ore sul libro esce per l'Ubar, non sa che fa. Se tu esci a Roma dopo che hai studiato 7 ore c'è altro, è diverso. Cosa fai? Ma anche lì la vita è sempre monotonata in città, non ti credo. Peggio. Tu giri sempre gli stessi locali, anche la vita in città è sempre monotona, capito? Ehi, ragazzi, a tempo. Non ci si accava. Cosa che dicevi? Devo dire a Massimiliano che anche vivendo in città tu giri sempre gli stessi posti, cioè se tu abiti è proprio soltanto una questione di spazio, vedi gente nuova, ma perché per noi c'è con questa gente, calma. Anch'io come Franco ho l'esperienza di Lester, no? Avendo abitato a Genova, a Roma e adesso in un piccolo centro, e guarda caso sono andato a scegliere tra la possibilità di vivere a Roma o Genova, ho scelto Siena perché è un centro che più degli altri ricorda il piccolo paese. Però a Siena che c'è rispetto a Lupara? Effettivamente poco, c'è soltanto la possibilità di scegliere in più. E non è poco, perché io capisco Massimiliano quando dice e poi uno esce dopo aver studiato, io per esempio 10-15 minuti, esco di casa, dico no, a Siena posso dire vabbè, vado di qua, vado di là, vado su, a Lupara. Effettivamente tutta questa possibilità di scelta non c'è, però forse è importante, Massimiliano sicuramente lo sa e tanti altri ragazzi lo sanno, farvi capire come a Lupara, così come in altri piccoli centri, ci sono alcuni valori, alcune cose fondamentali che nelle città ormai non esistono più. Tu dici cioè, valori fondamentali, valori, tradizioni, non soltanto tradizioni, ma anche... cioè quindi cultura. Tradizione vuol dire cultura. Nella lingua della lingua creola, tradizione vuol dire cultura. Pertanto c'è anche la cultura per fare. No, ma certo. Però non puoi negare che certe situazioni di scomodità rispetto alle grandi città sono. Ci sono anche delle grandi città. Ci sono certo nei grandi città. Però io penso che quanto io faccio mezz'ora di strada quando andavo a lavorare. In città a Torino facevo 2 ore e mezza. Abitando allora in il tempo passato a Torino vuol dire che è più lungo o più corto? Corto. Perché più corto? Il tempo nella grande città, dopo le 7 ore di studio, comunque per raggiungere un posto... E dopo le 7 ore di lavoro in fabbrica? Cosa? Dopo le 7 ore di studio, va bene. Dopo le 7 ore di lavoro in fabbrica? Sei talmente stressato che te ne torni a casa a dormire, non esci niente. È duro di colonna per andare a casa. Che la città è a più... Bisogna dire che è a misura di giovane, diciamo, cioè la città è più per i giovani perché ti offre più possibilità di scegliere, mentre il paese diciamo che è più a misura della persona che ormai studiare o deve studiare, che si è già realizzata nella vita. In linea di massima, un po' voi tutti, sia sul palco sia sul pubblico, dà ragione a Giuseppe, che per dire, non avrebbe mai. Perché hanno vinto? No, ma sono d'accordo. Quello? No. No. Cosa mi dicono? Tu mi guarda, io ho visto un attimo. Posso dire che non sembra un po' di verità? Posso dire che secondo me sì, la vita della città vuota è bella, però secondo me è sbagliato. Il tempo come è molto, il tema del tempo. Là è tutta una cosa tutta maggiorata, non è come qua, guarda, come andare fuori una passeggiata, anche se ti trovi un amico. Però quel momento là è tu passi, cioè vai di là là. Ragazzi, non è soltanto il verso tal da noi. Il guinzaglio la sicuri. O dagli abitanti di Faro, o dagli abitanti di altri paesi. Voglio vivere il paese come l'inverte alla periferia, quello della università. Molti giovani scegliere. Allora ragione Massimiliano quando dice che non c'è scelta, giusto. Noi finora abbiamo parlato come se fossimo tutti di libertà, ma vogliamo restare in Lupara quando vogliamo restare.
se fossimo manifestanti, se io fossi manifestante, direi come è stato. Purtroppo non siamo tutti uguali. Se andiamo via da Lupara, se le persone vanno da Lupara, non è perché non hanno da Lupara o non piace da Lupara, è una necessità. Se vogliamo parlare in astratto, è bello vivere a Lupara, non abbiamo necessità di emigrare, non abbiamo necessità di andare fuori, allora possiamo esprimerci liberamente, senza dover fare conto del lavoro. Perfetto, un attimino che c'è. Io volevo fare una domanda a Giovanna. Tu vuoi fare una domanda a Giovanna? Prego. Da quanto tempo sei di qua? Non si dicono gli anni alle donne, eh? Ah, sette anni. Tu sette anni. No, sei. Sei anni. Cosa hai fatto per rubare in questi 6 anni? Organizzarti un lavoro o qualcosa? Cosa intendi? Ma io credo che quindi ci sono possibilità. Perché se uno sta in città, più o meno part time, qualcosa si trova sempre. Però se uno rimane qua non ci sono possibilità, secondo me, in città. Cioè a livello di rapporti umani il paese è molto più ti dà molto di più di quello che ti può dare una città. Perché la città tu passi a fianco alle persone e non le guardi nemmeno in faccia. Qua ci conosciamo tutti, vita, morte e miracoli di tutti. Ci sono il vabbè, ma voglio dire che dal punto di vista. Adesso sono orgogliosa di far parte di questo gruppo, di questo gruppo che secondo me sta riproponendo Lupara come era nel passato e la vuole rilanciare anche. No, io vorrei fare un attimino un ostacoli. No, qui non stiamo parlando soltanto della socialità in quanto lavoro, eh? Attenzione. Fammi sentire. Allora Pimmo. No. Scusa un po', io parlo un po' in dialetto, un po' in italiano, capito? Poi farlo per attore, per sdrammatizzare un po' la questione. Allora, precisiamo una cosa, il tempo a un paese di un'altra parte è denaro, giusto? Allora facciamo così, a Lupara il tempo libero, diciamo così, io lo spendo 10.000 lire, tutto il tempo che ho io, sia a studiare 7 ore, 15 minuti, a star passa, a fare 24, io con 10.000 lire passai un anno. A Milano, Nepolis, Massimiliano, esce, pub, discoteche, night, birrerie, cioè, non vanno pochi di conto quando ne soldi ciò. No, il concetto che diceva lui non era tanto il fatto in base ai soldi che un ragazzo possa spendere, era la possibilità o meno di avere una consistenza parte di soldi in tasca, quindi lavoro, pertanto ritorno indietro, se un cane che si morde la coda, ritorno indietro al lavoro, ritorno indietro al tempo libero, ritorno indietro alle possibilità, quindi non è che sia proprio... Allora mi fa due distinzioni, allora mi fa come a Totò, a Canisciore, cioè il discorso, ci sta un figlio di papà che sta in città e ci sta un figlio morto di fame che va al bar, cioè io se sono morto di fame, io ma che devo fare a Roma, che devo fare a Milano, ma che devo fare, io mi conta 10.000 lire, ma mai una giornata con la università, però è un problema. Mimmo, è un problema di fondo, cioè è un discorso, pili, gatti, sorgi, pili, questo è. Ma Mimmo, un discorso, aspetta, scusa, è un discorso serio, cioè la domanda era chiara. Sei te che rocca là, dici no, tu hai scelto la vita dell'imprenditore, ma quello quale cazzo devi hai scelto? Tu ce l'hai scelto tuo padre. Ma tu scrivi un caso che ha quello là. Ragazzi, altrimenti perdiamo il giro, una alla volta, altrimenti ci perdiamo. Un attimino questore che mi chiede. Ok, prima
base. Io vorrei soltanto una cosa, qui state parlando di soldi. No. Invece siamo partiti da un'altra cosa, che ha detto lui, la tradizione. Cioè la tradizione, ma il legarsi alla tradizione non può essere un fattore trascinante. Abbiamo, vi leggo esattamente quello che c'è scritto. Le vie sono addobbate in modo sfarzoso. Alle ore 16 la processione con la statua della Santa Vergine Immacolata. I missionari si avvicendano per la predicazione dei misteri del Santo Rosario. In 5 diversi luoghi, tavoli e balconi con gusto preparati, accolgono l'Immacolata e il padre oratore per la cerimonia. È il 4 di febbraio del 1950, momento sera, 10 giorni di fede al Papa. La tradizione è anche religione. Cos'è che spinge la tradizione? Cos'è che spinge una persona a saltare, se vogliamo mettere una specie di limite, a saltare dall'altro lato? Perché? Qual è la scelta? Qual è il motivo che ti ha portato a cambiare? Cioè tu sei giovane, all'età di mio figlio, non sei giovane, perché? È stato rubare con il suo tempo, con lo scolare, è stato rubare con le tradizioni, è stato l'ambiente, è stata la cultura. Cos'è che fa? Passiamo con versante della fede. No, non parlo di fede, non mi fa intendere, io non parlo di fede. La fede è una cosa simile, ognuno te la dice. Il perché a un certo punto tu hai detto basta, io voglio andare da laggiù. Perché dopo fare un certo punto di vista, perché non potevo restare seduto qui oppure stare. Aspettiamomi qualcosa. Quando sai questo qualcosa, quindi ho fatto un salto. Bisogna farlo. Guarda da qua. Cioè, in certo senso è tutto. Bravo. Non ha mai fatto qualcosa di nuovo. Sei un emigrante. Però vorrei dirti una cosa, in città non è che hai il lavoro proprio sotto le porte di casa, oppure perché il problema anche è questo, non solo dei giovani, ma anche delle famiglie che si trasferiscono tutte intere perché non hanno lavoro, oppure per evitare la vita di pendolari e figli. Però lo stesso, per esempio, io sono stato ospite di un mio parente in una città, per andare al lavoro. Mio zio, oppure per andare in un ristorante, si usciva dalla città, si prendeva l'autostrada, si rientrava, anche quello che ha detto Costantina, cioè da mezz'ora che fa lei faceva 2 ore a Torino. Il problema non è questo, perché se si pensa a quello che si fa per andare da qui a Campobasso, da qui a Termoli, è la strada che si fa in città. E poi il giovane di oggi non è che il problema dei servizi, se mettesse la discoteca proprio qua in piazza, forse il giovane non ci andrebbe neanche, perché c'è anche, come dire, lo stesso però si mette già da manina. Ma tu dici che è interessante. Io ti porto a leggere la città e il paese, quello che diceva Carlo. È chiaro che il paese non diventa una città, però si ingegna. Cioè non è più una periferia, ma è il mondo che diventa una periferia. Tutte quante le periferie hanno poi la periferia. Com'è che ti vedi poi questa periferia di Lupare? Quanto volta? Come donna, lascia perdere l'attività professionale che fai. Tu sei una persona, sei una donna femmina per di più, che abita a Lupare, un piccolo centro. Come vedi, come ti reagisci, quando tu attraversi la piazza, quello che pensi, quello che hai dentro, come donna, cosa vuoi fare, cosa vuoi diventare? Vuoi buttare giù tutto quanto la chiesa, vuoi buttare giù il comune? Il problema degli spazi è di Milano. Grazie. Mi piace quello che hai detto, non lo vedi, ma infatti che sei un po'
Siete tre donne, sì, e tre che avete una mentalità diversa. Di sto micro. Lei invece è una che in un certo senso. So. Lei è per l'età, perché io da adolescente anch'io ho sentito stretta. Ma un attimo, io ho parlato quindi, di vita monotona. Quindi, ma quindi, non è la vita monotona perché. Scusami, quindi tu hai appena detto che da adolescente c'è la sua identità la stessa cosa. Sì. Allora non è fibetà che è per farsi. Sì. Tempo che lo scorre, ma le cose non cambiano. No, io per alcune cose a livello di valore era domani, qui non c'è il davanti a me. Cioè, per altre cose le vedo mutate. Quali altre cose? E diciamo, vedo alcune cose mutate in positivo, anche dai giovani. Sì. Dai giovani c'è stata un'evoluzione, almeno io non appartengo né ai giovani né alle persone anziane, diciamo, come età, io vedo un'evoluzione in positivo. Per altre cose le vedo ancorate, sono gli stessi valori e questo credo sia, non è, sia positivo. Beh, la questione del positivo e del negativo è sempre. E bisogna, esatto, bisogna sempre prendere la ragione. Lei ha una visione sì, di ma è anche io non cambierei mai l'atmosfera, cioè quello che si respira in un paese è quello che si respira, fatto lo smog. Voglio dire a livello umano. Che ne sapete dove si muove? Io ci tengo moltissimo nel paese, io non voglio dire che io odio l'umano, altrimenti non farei parte di un gruppo che si sforza di distribuire delle discussioni. No, penso che qualcuno abbia potuto pensare, ma io dico che non è a mia misura, cioè se io potessi a... Lei non ci sei appena... Ragazzi, fate voi al fondo, Giovanni, non ti senti disadattata in questo ambiente? Solo che l'ambiente di un parco non offre la possibilità di lavoro che lei la domanda che faceva Giuseppe, credo che forse sia stata mal interpretata, io l'ho posta in questa maniera, e cioè non c'è il lavoro, non c'è questo, è vero, per tante cose ci sono quelle cose che non si possono fare, non per fare, è proprio impossibile, però ci sono tante altre piccole cose, piccoli servizi che potrebbero poi creare del lavoro anche a Lupara. Sono piccole cose, io penso alla pizzeria di Rita, posso pensare a un'altra cosa, posso pensare che poi naturalmente che fa poco il giovane rimanere a Lupara, perché quando c'è un lavoro, quando c'è la casa, quando c'è la... Certo, non c'è la discoteca Sipsi, non... Tu fai parte di quella che è una delle famiglie più rappresentative di Lupara. La mia famiglia è... Io sono trovatese. No, perché se non sono rappresentato. No. Lupara ha una tradizione di insofferenza o di rivolta e mi faccio sempre a uno straccio. La capita contro lupi e mosci. Si racconta che il coro da Lupara fosse conciato ad Anagni, allorché questo schiaffeggiò il venerando Papa e quando con i fatti da buon prelato mostrò l'altra guancia, si racconta pure che questo venisse toccato da Nicola. Quindi con i fasi, qui si parla in latino, non lo vedete in lettura, non concertur corpus sanctus mutis luparensibus, laddove mulpus va inteso come il fedele, cioè fu tolto il corpo santo a Lupara, in quanto gente rivoltosa, gente che era contro il sistema. Allora questa gente di Lupara che sta adesso per qui, lui, siamo contro il sistema? Oppure una continuazione dei tempi? Tu che sei quasi religioso, come la vedi? Non siamo contro i tempi, mi sono arrivato solo i tempi. No, non penso no. Poi un piccolo centro, come ha detto lei, cioè, si sono conservati dei valori, questo è importante. Poi in questo mondo di oggi cercare di filosofare troppo, di cercare un perché della vita, un perché di questo sono stato. Torniamo. Cosa di esistere già dalla religione, sempre esistita. Ma oggi l'ateismo avanza, la vede la mia persona. Questa è la scienza che avanza. La scienza non vuol dire contrario di fede. No, lui ha parlato un attimino di ateismo. L'ateismo vuol dire non avere fede. Tecnologia è conoscenza, è logica, e quindi al di fuori della fede. Però la tecnologia è il progresso. Sì. Allora, dico che la tecnologia non è il contrario di vedere. Però è arrivato. C'abbiamo la registrazione, si può risentire. Dicendo lei anche che c'è una cosa, se pare dei valori, cioè una cosa positiva.
tornare un po' a quella semplicità del paese, accettare il valore. Ma è quello che poi fa tornare tutti a Lupara, cioè, è questo. Cioè, non è avere le 12 discoteche, io lo capisco lui, ma quello che fa tornare la gente a Lupara, da lui a noi cugini, è questa semplicità. E il fatto di poter di avere gente tipo. Non lo so, ci piace la sincerità. La sincerità, qualcuno che fa prendere la ghettura a casa e ci mette e ci fa la ciabotta dentro. No, io sono convintissimo che sia questo lo sprone che ti fa passare lo pare. Da parte mia sì, no, l'ho detto prima. No, perché tutto sommato. Cioè, non è essere importante per qualcuno, non è egoismo. Cioè, se io sono in una grande città, nessuno mi dà retta, io sono un numero. Io passo qua, vabbè, quella è una cosa bella, esatto. Per te sei una forma di egoismo. Non è egoismo. Essere egoismo. Considerati come individui, esatto. non è egoismo. Rimettere l'uomo al centro della vita, sì. Cioè, quello che diceva anche lui. Ragazzi, non mi accalla, non si capisce. Cioè, secondo me, essere considerati, cioè, questa è Maria Lito, io conosco, so la sua storia, lei sa che io lo so. Allora, lei è egoista perché... Secondo me dobbiamo mettere al centro l'uomo, spirito. Lupara è buona, l'uomo deve essere educato a certi valori e Lupara deve continuare a essere. Milano è cattiva, l'uomo deve essere educato a certi valori e Milano deve essere educato. Il problema è la prospettiva, perché se è vero che noi, che Milano sta andando verso New York, Roma sta andando verso Milano, noi stiamo andando verso Campobasso, Campobasso sta andando verso Roma, cioè sembrerebbe che ineludibilmente noi da qua a mille anni l'uomo arriverà a quello che è New York. Il problema allora è pure educativo, di educare l'uomo a valore, perché non solo li conserva, ma li migliori pure i valori tradizionali che stanno. No, ma mi permetto di aggiungere una cosa al sindaco, se te la riprendo. No, scusa, questo è facile, io voglio dimenticare la centralità dell'uomo. Sì, non vuoi, questo è più facile in un paese, perché in città persone No, ma il problema è che poi dalla città, state parlando di città, poi tornano al paese. Cioè, c'è un l'unico cane che si porta la bocca, che può avere voce in causa per quanto riguarda. Con i pullman, che ne so, col traffico, con i semafori. E mi pare che le fanno la piazza. La grande città offre sicuramente tutte quelle importanti prospettive che si dicevano di fare, però costringere a inseguirle queste prospettive con una difficoltà notevolissima e con un dispendio di energie, non solo di carattere economico, ma proprio personali, umane, psicofisiche, che alla fine è un test veramente severissimo a chi ci vive. Questo non è per le persone di una certa età che poveracce loro vedere suscitano un'umana tenerezza, veramente una preoccupazione, una comprensione, una solidarietà profonda, dove anche la parola, come diceva Franco, la vita è difficile davvero per tutti, anche per chi è nel pieno delle proprie energie. Io vorrei sottolineare il fatto che si sta puntando comunque verso una diversa prospettiva del modello sociale, si sta pensando anche in termini di sviluppo economico, verso un decentramento sempre più marcato. Quindi nel decentramento è la sfida, e nel decentramento posti come Lupara, se sanno cogliere questa sfida, chiamando a raccolta tutte le proprie risorse, io direi le migliori, ma direi anche le peggiori, tutti, stabilendo un nuovo patto di solidarietà fra tutti voi che ci vivete qui, voi potete rappresentare la speranza per voi stessi, ma anche per noi. Dovete convincervi di questo, dovete convincervi. Se avete l'idea che una società per quanto piccolo possa essere. No, quelle piccole cose che secondo me, quella piccola cosa per me che vivo a Roma, per Lupara, per una parte. Possiamo chiudere il fatto che c'è la forza. Assolutamente. Lupara deve ritrovare se mai l'abbia persa, o deve consolidare se non l'ha persa mai, come io ho la propria profonda unità. E questo è tutto.
ci siamo anche un pochettino allargati, qualche cattivone nel fondo è stato un pochettino troppo chiacchierone, perché si è allargato un po' troppo. Adesso vorrei introdurre un altro ospite, un altro abitante di questa comunità, che è reduce da parecchi tournée, ultima in Svizzera, emigrante di spicco, a nome di Casco, apprezzato per le doti canore, ha un passato di studi del canto nel nostro capoluogo, cioè Campobasso, il signor Mario Di Leonardo. Bravo! Mimmo, una domanda. Prima di iniziare, sì, anche a lui. Prima di iniziare tutta la storia, perché li facevamo cantare tuo papà all'americano? No, mi ricordi come una volta. No, io non ho invitato lui per cantare. Non no, questa. Un pezzettino, poco poco. No, aspetta un attimino, Io so che questo signore qui, da ragazzino, aveva dei sogni. Questo signore qui è nato a Lupara, è cresciuto qui, poi per motivi vari, tornato a fare discorsi migranti, scappato, sviluppi, possibilità, sogni. Però lui aveva un sogno, e questo sogno era cantare. So che è studiato. Mentre il tuo compagno è continuato. E se non sbaglio dovrebbe essere qua dentro il tuo compagno. Non c'è compagno, io non lo so. Io però tu ti sei fermato. Cioè, non è una questione di voce. Quindi è una bella voce. Allora facciamo un attimino due secondi di relax, così noi ci abbiamo ancora due voto che vogliamo serve. E lui ci fa sentire una canzoncina. Prego. Devo fare l'americano. Hai salvato Mario, che sono questi che hanno sentito di pensare che pagiamo. Un po' americano, 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 e domenica col papà. Non puoi vivere una cosa, ma se bevi, rischi di vita. Poi ti chiedi di studiare, gioca a loro che vuoi. Tu gioca a pesce te, ma il soldo è per cammino. Chi vieni la possiamo di mangiare, tu mi fai americano, americano, americano. Ma si mi ha di ritorni, scende a me, non c'è sta niente da fa. Ok, la tua vita, tu puoi fare americano, tu puoi fare americano. Che il sole non che il peccatore con un stemmareta la cuppolella caligiera entrata passo scambaliando perché con mano a capete da guardare tu puoi fare per il caro, per il caro, per il caro. E da me che non papà, tu puoi vivere la moda, ma se bevi, rischia il soda, poi ti senti disturbato a ballare che vuoi, tu gioca a pose poi, ma il soldo becca a me, ti domina la borsetta di mamma, tu vuoi fare americano, 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 ma si nato mi doni. Guarda che roba! Sto brillando!
Ma Mimmo, una barzelletta alla mare, proprio, è minimo. Una barzelletta, a lui. Però niente sesso, ragazzi. Una barzelletta, pulita, pulita. Come rubare, come in inglese, niente sesso, come in inglese. Aluto, mia. Barzelletta, barzelletta. Adesso bisogna riprendere il discorso di quello del tempo, il tempo che passa, il tic tac col tac tic. Dicevamo all'inizio, perché tac tic? Perché tic tac? Proviamo il tac tic. Mettiti in bocca questa caramella, racconta il tuo tempo. Io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno, perché io ho avuto la fortuna di poter fare, di poter studiare, di poter, stando sempre a casa, sono sempre alle spalle di famiglia, quindi io non ho conosciuto questa, e lo dico con veramente con orgoglio nei confronti di mio padre, perché mio padre è partito da tante reazioni di tantissimi, e ha avuto la fortuna, la grossissima fortuna, perché poi dipende stando da quella, di trovare una strada che poi ha permesso a questi figli di poter studiare. Ora alcuni figli stanno dando delle soddisfazioni, il mio tempo a Siena è un tempo molto simile a quello di Lupare, perché tutto sommato quando stai con, quando trovi una fidanzata, quando un padre non ce l'hai, quando trovi, stai in un piccolo centro, quello che ti serve soprattutto è trovare una persona con cui parlare, con cui fare due chiacchiere, con cui stare insieme, qualcuno che ti voglia bene. Nelle grandi città questo è praticamente impossibile, questo lo dico per esperienza. No. Cioè comunque è una cosa che scusa, non è d'accordo con me. No, che lei trovi qualcuno che ti voglia bene, vuol dire molto facile. No. Io volevo soltanto un attimino per tagliare la cosa che arriva, altrimenti volevo dirvi solo una cosa. Questo spettacolo, questa chiacchierata, viene organizzata da quel gruppo che è famoso quando giocava da Ramos, cioè quando giocava da cominciamo a zappare la terra. E tutto questo è finalizzato sempre alla socialità, a cercare di migliorare la vita comune, il tempo libero. Come tutte quante le cose abbiamo bisogno di soldi. Il nostro progetto oggi è di installare un ripetitore per le TV, non soltanto locali, ma anche quelle nazionali, su un colle qui di Lupara. Ci sono delle aree del paese che non vengono servite, ovviamente l'ente nazionale non è la tua. Noi vorremmo fare una raccolta di soldi, non è che questi soldi stasera si riusciranno a coprire, però è una classica goccia che può riempire il vaso. Ci sono già dei fondi, se cortesemente aprite il portafoglio, cacciate i soldi, perché vorremmo mettere su questo ripetitore che potrà servire tutte quante le aree di Lupara, potrà fare compagnia con le persone che sono sole, anziane e non, perché non è detto che siano soli, solo se si è anziani. Un'altra bella iniziativa, sempre organizzato il comitato di quella vacanza per due persone, per me e un'altra persona, volevo riprendere. Volevo riprendere il discorso e puntare il dito, quindi fare il cattivo, su tre persone che sono qui, cioè una, due, e tre. Per come vive una donna, ci sono tante donne qua, sono molte più donne che uomini. Com'è che vive la donna il tempo di Lupara? Come vede la donna Lupara? L'insegnante Nicolina Giacomo Donato è stata eletta sindaco di Lupara. È uno straccio del quotidiano del Momento Sera, il 6 di giugno 1952. La donna sindaco a Lupara. Com'è che tu vedi la posizione di donna nella comunità di Lupara? Come ti vedi tu? È una comunità come donna e non come persona.
oppressa, ti senti chiusa, aiutata, confortata, ti senti esclusa? Mi sento realizzata perché io la mia vita è perfetta e mi sento anche libera di potermi esprimere, quindi non mi sento repressa pure, anche perché mi creo molto interesse quale può essere la lettura, programmi che mi piacciono, frequento l'ambiente scolastico, ho un rapporto con i miei colleghi, quindi mi sento veramente realizzata. Ma non vedo che anche i giovani che prepara la nuova generazione delle donne si stanno liberando. Liberando la ricordo. Prima, la donna sul dell'uomo. Adesso. Non lascio manere. Ecco, la donna invece oggi sta riacquistando una possibilità. Quando abbiamo vicini di vicini campo basso e tremo lì, non ci sentiamo neppure isolati da questo punto di vista. Quando donna si sente realizzata. Allora adesso sempre uno straccio. Taquino Varese. Gran festa in casa della signorina Angiolina Benitelli. Sin dalle prime ore del mattino si notava un'insolita animazione in via Le Macchie. Uomini, donne, vecchi, ragazzi, parenti tutti amici, in continuo ripiego, che si protraeva sino alle ore più tarde del pomeriggio, si recavano curiosi in casa Benitelli per visitarsi con Zalucino. Faceva dignitosa conoscenza col suo centesimo anno di vita. Momento sera, 23 dicembre 1949. Com'è che una nipote di una centenaria il ruolo di donna in paese? Com'è che vede la nipote di una centenaria il ruolo di donna in questo paese? Ma come ha detto la signora Maria Lisa, cioè anche per me, cioè rispecchiamo un po' quello che è successo nel mondo, cioè non è, la donna non è più legata, no, non è più segregata in casa, ma è fornelli e caminetto, cioè è lavoro, quello è. Adesso la donna si è più liberata da questi vincoli, cioè prima concepire che una donna dove gli uomini potevano andare per i loro incontri era uno scandalo, cioè, mentre adesso questi legati, cioè i bar vengono frequentati da tutti. Penso che la donna questo problema non è. Cioè, pertanto voi fate una questione di penalità, portarla nelle corna più corte, che è una questione sempre di centimetri, di misura. C'è prima una libertà interiore, una libertà interiore. E secondo voi, all'interno della società, quale rosso? No, ma era che volevo dire, No, ho visto l'anno scorso che hanno fatto sempre qua vicino a Lubano. Bravo, il buon Nicolino che sì, lo mette. Allora, una classica parentesi, c'è da dire che Nicolino perde il suo tempo per proporre dei cinema, dei films e nessuno ne riconosce la... E non siete grati, voi non apprezzate quello che lui fa. Nessuno viene lì e lo ringrazia, nessuno apprezza quello che lui fa. Potrei ringraziare a lui. Ma voglio dire una cosa, che io adesso sono interattivo e ci dimostro come i giovani che vogliono fare il libro che hanno fatto, cioè perché sta... Si guetta dei film durante Natale, cioè si impegna e se vuoi. Allora, la vita sociale. Ma lascia finire un attimo così, lascia finire. Vai, no, ora c'è un film dell'anno scorso, che la lettera scarlata, no? È rimasto un po' impresso. Cioè è rimasto impresso il film. Che questa era una donna era sposata. Allora lei, come lo so, non è mai dove stava fuori, cioè si è lavorato con
Allora dopo questa razza qua c'è stata invece qua oggi giorno c'è una specie di marchio e lei non, cioè, non stava sì, da va. Ma secondo te le persone che lo parlano di marchio? No, perché no? No, lei ha detto no subito. Che si è andata via libera? Quindi si può pensare di lavorare da Lupara. È stata una domanda di colpa. No, sto facendo un'osservazione per fare una domanda. Per una domanda di tutti quanti? Sì, una considerazione. Stavo dicendo che mi ha fatto piacere l'intervento di Carlo perché ha aperto uno spiraglio a molte persone che, diciamo, come me, non sanno cosa significa multimediale, significa lavorare da casa, quindi conservare il posto di lavoro stando a Lupara, non muovere il sistema di qua. E quindi tutto questo penso che sia tutto a vantaggio della cultura e della conoscenza, penso che si impegna a conoscere. Quindi fare un travaso a Lupara di quello che si può prendere dalla città, si può creare dei corsi per agevolare questa gente a pensare come si pensa in città, essere autori del, cioè produrre per la città qualcosa, creare qualcosa per produrre per la città, vivere in cui abbiamo succede. Poi penso che il discorso sia anche dovuto a una pigrizia mentale che si ha in un paese. La pigrizia mentale che ti porta a non pensare, cioè il fatto di sentire, di ascoltare un racconto e quindi crearsi un'immagine di quello che si è la città o un paese che può essere. C'è chi lo vive la città come un agriturismo, nel senso che viene, cioè il paese è un agriturismo, un centro di villaggio turistico, che viene pescato. Non sto parlando di chi torna a Lupara, è giusto che loro vengono con lo spirito di divertimento, non gli si può dire tutti di pensare i problemi del paese. La stessa cosa è quello che io penso che abbiamo tutti bisogno di stare un po' in paese, un po' in città, ma abbiamo tutti bisogno, senza creare questo mostro della città, di creare ancora di più il mostro della città nei confronti di questi ragazzi, che il paese vanno conservati i valori, non le case. Scusami Nadine, però c'è una voglio che il paese si evolva. Di greppe è quello che dici, tu stai facendo una distinzione netta tra quello che è la città e quello che ma lo è il paese. La comunità, noi quello che vogliamo portare avanti, il discorso della comunità, indipendentemente, la comunità. La comunità bisogna, ha bisogno delle esigenze che anche di cultura che vengono dalla città, con la città bisogna ritrovare i valori di un paese. È una cultura che si evolve. Io penso che Lupara si stia avviando un po' con gente che pensa che con punto di riferimento, se la vita è fatta con palcoscenico, Lupara è un po' palcoscenico per i personaggi, ha bisogno di venire a Lupara, di sentirsi, di fare una riflessione sulla propria vita e di dare considerarsi. Se il Lupara è palcoscenico, come hai detto tu, ti vorrei leggere un attimino tra i piccoli attori che hanno debuttato a Lupara. All'orchestra diretta dal sempre giovane Luigi Mastro Giuseppe ha dato prova di capacità, lo ha detto pure, tra virgolette, il professor Vincenzino Bucci, che non so chi è. I seguenti giovani, Italo Listoni al violino, Umberto Bascolelli alla fisarmonica, Vittorio Don Matteo alla chitarra, Attilio Benitelli al mandolino e Antonio Salvatore al jazz.
è uno stralcio Momento Sera del 1951. Allora, andiamo per uno di questi nominati sul quotidiano Luisa, scritto da un giornalista di Lupara, pertanto da una persona di cultura di Lupara. Com'era il tempo nel 1951? Anche se non c'erano i vestimenti, noi uscivamo a divertirci, per ogni famiglia si faceva un testo. Si mangiava giù, la sausicchia si passava. Sì, la mente non mancava ogni settimana, però minima cosa si festeggiava. E nei banchetti domenicali? Io che sono al Sermone con tanti altri amici, eravamo chiamati continuatamente, però si festeggiava in questo paese, cosa lì. Che danza bene, che si ammazzava i maiali, lo festeggiava, insomma, era un continuo di danze, di feste, ciò che oggi non esiste. Perché oggi non esiste? Forse la televisione, insomma, è una commentata sfogliata. Noi ci divertivamo molto, no? Andavamo sull'andare a Castelnuovo, a Sudano, con la neve di Piano, con la fisarmonica, con le biciclette, io questo idolo di storte, Benitelli Attilio, l'altra volta mi ero anche un pizzardo, che non c'era molta neve. Ma chi era? Un violinista, un bravo ragazzo che sa suonare il violino. Ma una volta che siamo andati noi tre, io Benitelli e gli storte, la neve che c'era con le biciclette, ma in guai l'ho passato io perché la disarmonica. Questa festa è un modo particolare. Passando a Cile da Morana, mi immagino con la neve con le biciclette, siamo riusciti a andare a Castelnuovo. Con la disarmonica mi trovo loro con la chitarra e il violino e il violino. Tre giorni di testa a Castelnuovo. Questo è il tempo nostro. Prima no, sei un uomo che bene o male ha partecipato anche degli spettacoli. Hai vissuto un'esperienza simile da fisarmonica con spalle? No, io suonavo l'armonica a bocca. Aspetta. Non mi evitavo che si grazie. Il fatto che fa parte di una famiglia il cui nome in questa rassegna in tutti gli articoli ne viene fuori. So che hai avuto anche dei contatti con delle personalità dello Stato. Ci vuoi raccontare? No, vabbè, sto dicendo. No, vabbè. No, mi faceva piacere scarpe incontrarmi. Avevo la fortuna di fare il corso innamorare dell'anno accademico dell'Università di Siena. Sono stato designato per fare questo discorso, quindi ho avuto la fortuna di conoscere anche il Presidente e quindi anche Scalfaro sa chi sono a livello nazionale. Speravo come ha fatto che non uscesse dentro il messaggio di buon anno, infatti non l'ha fatto, questo lo ringrazio. Abbiamo sentito, no, perché ci sarebbe stato per i miei buoni migliori. Però devo dire che tutto sommato, ecco, la soddisfazione di avere questa capacità un po' di parafulmine, una faccia parafulmine, diciamo, no? Questa capacità poi ti consente anche di avere la potenza di conoscere altre persone, ovviamente è successo con Scalfaro, però non è niente, cioè è una cosa importante perché tutto sommato dai lustro poi anche chi non condisce il fatto di poter dare un minimo di lustro anche al paese che stavo dicendo di curare, di nonno, di miei bisogni, di tutto il nome della tua famiglia è sempre presente. Ritornando al discorso dello spettacolo, la famiglia e tradizione, vorrei leggere un altro stralcio di portato. La programmata di Lupara, svolta sotto il patrocinio del locale patronale, a beneficio della cassa scolastica, è in scuola. In questo paese si esibita la rappresentazione del delitto di Maria Pettani e alcuni numeri di partita. Ora è successo qualcosa durante questa rappresentazione, almeno stando all'articolo, io non l'ho letto tutto per intero, però è successo un qualcosa che accade in una situazione di disagio. Invitiamo i suonatori Storti Italo, Pasquarelli Umberto, con Matteo Vittorio,
a riprendere contatto con i dirigenti della nostra filarmonica perché possano riprendere il loro posto nell'orchestra unitamente a Ugo Consalvo, Arduino, Attilio e Tonino. Momento sera, 25 di maggio del 1951. Perché siete usciti fuori da questo orchestra? Perché eri tu. Posso dire la... Lo devi raccontare dire. Un motivo. Lo devi dire. Lo devi dire. Non si può dire, lo, lei era presente. Io vincio l'anno per il Telli con la signorina. Pace e riposo a lui, vincerò il progetto. Andavamo a studiare la musica dal professore Bucci. Professor Bucci era nazionale. Vincenzino Bucci. Avevamo preso a studiare la musica. Italo, venite. Questo mio compare che è diventato mio, questo per il bello, me l'ha incominciato a fare scherzi, alla musica c'è il professore. Ah, è bravo. Lui c'aveva una ragazza ladra, una pizza. Una pizza. Ci teneva tanto, questo un giorno ha aperto la finestra e non ha fatto la luce. Lei è riuscita, comunque, è riuscita a riprendere questa ragazza là. Una insomma si è incazzata, quasi ci vuole sbattere fuori il mare di luce. E questa qui aveva aperto la finestra per far volare. Ma la cazzolata è una cielo. Metafora o era proprio. Questo è il cielo. Non era metafora, era proprio il cielo. Poi, un altro giorno si è messa a aprire la porta a far entrare tutte le luci. Sempre su zio. Sempre su zio. Come quella riusciva prima di finire. Adesso state strade vedendo quella che era questa sangue, immacolata. Per andare a riempire la casa di luce. Era l'estate così. Venne il professore dice, ed è giusto, ed è rotto questo. Già suonavamo bene a musica tutte e tre, anche il cazzo lo spettacolo. Dentro una volta ci hanno ripreso. Nell'articolo si parla di una rottura tra voi e quello che era la rottura. Quello che so che la rottura che abbiamo spesso di studiare la musica è questo scherzo che facciamo. Quello però facciamo. Ma ricordi ancora questo ne abbiamo una per combinazione. Non sono più per niente. Proprio per caso, non è così. Grazie alla redazione, siamo riusciti a raggiungere chiamati da un certo Ugo Consalvo, non so se avete presente. C'è qualcuno nel pubblico che ha qualche canzone, e non parlo dei ragazzini o di mio figlio che gli piace un po' per parlare. Qualche canzone che vi piace, qualche vecchia melodia. Parliamo del tempo, non dimenticate. Oppure fate due lì. La platea del volto. I maestri Ugo Pasquarelli e Ugo Consalvo. Thank you.
siamo tutti un altro ospite su questo. No, voglio dire stato blu. Ragazzi, problemi tecnici, insomma ogni tanto non mi credo. E com'è il tempo che scura? Lui parlava di Milano, quel signore la giovane, i capelli lunghi. Ma il tempo di Lupara è uguale a quello di Milano? Oppure vale di più, vale di meno? Molto di più, molto di più. Probabilmente un'ora vissuta in una grande città è più veloce, magari è più bella, però è diversa.
Io vorrei chiedere a un giovanotto che è qui presente, che ha fatto qualche, oddio, definito studio, sarebbe esagerato. Ha fatto della filosofia. Da cosa maglia. Cos'è per te l'improvviso? Prima di tutto cos'è l'improvviso? Definizione tecnica dell'entropia. Definizione tecnica dell'entropia. No, no, la posso dire. Sì, la domanda. Entropia, se dobbiamo dire un concetto filosofico, significa caos, disordine. Caos, disordine, bravo. Perché caos, disordine? Perché quella è così, no, 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 no. Arrivi al caos, al disordine, dopo certe cose. Sì, proposte. Andiamo quest'anno, andiamo quest'anno. No, tu perché non mi esempio di tu cura, tu padre, di questo lavoro. Sei brava, dai. Io ho preso il cazzotto, non si la mangio. No, di dunque, fate bravo e poi faccio un casino. Allora, un'ora a Lupara, secondo me, è diversa da un'ora a Roma. Allora, fin quando uno dice una cosa del genere, vabbè, è normale perché dice. È diverso perché il tempo interno nostro, quello che scorre all'interno. Biologico? Sì, tempo biologico, diciamo, susseguirsi di... Non tempo come unità di misura, fra... No, se no, allora, facciamo una distinzione. Il tempo biologico, cioè bioritmo, cioè queste cose qua, no? Hanno una validità. Invece il tempo, diciamo, l'orologio, ha, cioè, per tutti è così, un'ora qua, un'ora a Milano, è una cosa oggettiva, diciamo che è una regola che è stata fatta dall'uomo per riunire tutti i nostri, cioè tipo un Pasquale che si alza alle 2, come mai potrebbe lavorare? No, la mattina, due la mattina. Cioè uno che andare a lavorare, se tutti quanti? Vai, 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 vai. No, no, cioè, questi l'orario che è stato fatto per insomma avere un punto di riferimento che tutti devono seguire. Ora io dico che l'ora all'Upara è più lunga rispetto a un'ora a Roma, non per il semplice fatto che là c'è, si può fare più cose, quindi mentalmente il tempo passa più veloce. Che ci sono questi ritmi? Più mi sta dicendo che sì, questo è un concetto che è stato espresso dalle persone. Se tu passi un'ora con una ragazza è più piacevole, quindi più lunga. Tu passi invece un'ora con un esame universitario. Ma, quindi è una questione fisiologica. Sì, una questione fisiologica. Allora, se è fisiologica, è migliore il tempo passato a Lupara che se mangia la salsiccia? Dipende, è quello che tu interessa, se sei vegetariano, non è una cosa brutta. Qui se ti interessa la cosa, perché allora, la ragazza di Pasquale è vegetariana. Allora, vogliamo chiedere alla ragazza di Pasquale che è vegetariana, no. Qual è il tempo? Sì, no, no. Può rispondere Pasquale? Per lasciare l'entropia di cui non so assolutamente nulla, per riagganciarmi come quando dicevamo prima, il fatto che per esempio appena io dopo 2 anni e mezzo porto la fidanzata a votare come un momento di massimo di massimo unione anche così, ha un valore, ha un valore importante, che significa che per noi Lupara, che noi per noi siamo a Roma, Siena, Milano, vuol dire che Lupara torna a essere quel posto, quel luogo quasi di culto. Perché per noi il luogo dei nostri genitori ha un'importanza 100 volte maggiore di quello che può essere Siena, Roma, Milano. Pasquale Colella. Vabbè, io non ho finito. E Domenico Petrolino. No, vabbè, ma tanto non è rimasto. Ma passare che muove, ma l'intervento del gruppo. Non è interessato lui. Pasquale Colella. E Domenico Petrolino, presidente e segretario amministrativo del nostro circolo, hanno in questi giorni molto da fare. Sono riusciti, ma anche il Francesca, sono riusciti dopo oltre 533 giorni di accurate ricerche a trovare un approccio adatto
avremo così anche noi un luogo di sereno ritrovo che contribuirà certo a rendere ancora più salvi già vincoli di amicizia che legano gli iscritti ai circoli. Sembra però che alcuni vogliano boicottare il lavoro di Pasquale Colella e Domenico Pedroniro per via delle 400 lire bla 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 bla. Quindi la socialità di Lupara, ma si vive nei circoli? O si vive nella piazza, o si vive nella comunità, ma si vive nei circoli? Le 400 lire le ritate? Chi vuole 400 lire? Le 400 lire non gliele diamo, questo per sicuro. La segnala che è questa? Vabbè, la socialità di Lupara tra le giorni che c'è il circolo, la bar. Però voi avete un circolo? Voi avete un circolo, avete una situazione logistica dove incontrare? Già che fatica va via, lui anche no, ci sta, va bene, ci sta. E com'è che devi la società? Cosa vuol dire? L'età è una limitazione? Io penso che per la mia età, io a Lupara, non anche vivo male, però... Sei convinto che sia un'età? Sei convinto che sia un'età? Lui è la tua stessa età, però vede le cose in maniera diversa. Ma si hanno un'influenza sola, ne hanno due anni. Al di là di quello. Ma due anni più di te. È una questione di età? È una questione di età. È anche questione di mentalità, poi ci sta chi ama a giocare a carte e chi ama a parlare. Aspetta, una questione di mentalità? Sì. Non è una questione di mentalità. È quello che io voglio dire. Non è una questione di tempo il fatto di avere questo bisogno di cercare una posizione dove incontrarsi, trovare le persone che la pensano come te. Ma non tempo inteso come gruppo, tempo inteso come orario. Il tempo è nel senso che c'è niente da fare. Cosa vuol dire il tempo libero? Se fai il circolo, cosa vuol dire il tempo libero a Lupara? Come fai? Il tempo libero a Lupara basta che non c'è problema. E gli statuti? Me lo sono posto già con i bambini piccolini quando pensavo che dovevano restare a casa portando l'utilizzare e con la sindaca. Me lo sto ponendo adesso con i giovani e con gli altri amministratori stiamo pensando di destinare la vecchia sala della principale del comune a biblioteca. Pongo il problema pure degli anziani, per fortuna già circa 10 anni fa sono stato. Il problema però è un altro, che dobbiamo metterci in testa, che Putin sta facendo un poco marcia indietro. I cittadini devono cominciare a entrare nel corso di tempo, che i servizi che il comune potrebbe offrire costano e ci serve una loro partecipazione. La legge impone che tutti i servizi che non sono obbligatori per legge sono anche a carico dei cittadini. Ogni 1000 lire che caccia il comune, il cittadino dovrebbe cacciare 160 lire. E non sembra un problema secondario, ma è abbastanza importante, perché vi dico un esempio. Abbiamo la sedia anziana, andrebbe tenuta a più di 100 euro. Il comune, io mi andrò a più di 100 euro, il comune sarebbe pure disposto a sopportare delle spese maggiori di quelle che adesso sopporto. Però dobbiamo metterci in mente che i servizi costano e che se li vogliamo dobbiamo partecipare alle spese. In questo modo qua i cittadini vengono pure responsabilizzati. Ripeto, sento il dovere di impegnarmi perché pure i giovani possono avere, al di là del circolo, bene che i circoli esistano, che ci siano, ma dei momenti di ritrovo per loro
istituendo una sala di lettura, almeno una sala di lettura nel vecchio comune. Le comunicazioni, oggi si parla tanto di comunicazioni, giustamente, le barriere spaziali dovrebbero essere a Torino, con i mezzi di comunicazione ci stanno. Si può entrare in contatto con notizie che riguardano i Berlino, New York e altri paesi. Questo sarebbe l'ideale per un centro di lettura. Però dobbiamo dirci che queste cose possono. Anche però vorrei fare un'altra precisazione, la realtà virtuale, è vero che ci pone il continuo contatto con il mondo esterno e vengono adibite dei barriere naturali e spaziali. Perché almeno per avere un invito che dobbiamo tempo bisognerebbe questo stato. Però diciamo così che le realtà virtuali e le comunicazioni non sono tutto nella vita. Io dico che le esperienze vanno vissute, altrimenti viviamo il surrogato della vita e non nella vita. Perfetto, la possibilità di comunicare. Torniamo al discorso della telefonia. Delle comunicazioni, la possibilità di inserire una comunità più che fondamentalmente è agricola, quindi significa bracciante, significa gente che sta la terra, significa vivo, in questo che è il mondo multimediale. Qui ve lo dico in prima persona. Ma, come dicevo poco fa, si va verso ideali di decentramento sempre più nel mercato. E la sfida di ciò che dobbiamo vivere è una sfida di natura europea. Noi sappiamo che è l'Europa che ci aspetta, è l'Europa il nostro futuro. L'Europa può e deve essere anche a Lubara e poi deve essere a Lubara. Quindi Lubara deve cogliere questa sfida del futuro, non soltanto facendosi dei valori tradizionali per i quali noi con tanta partecipazione ogni volta che troviamo qui a vivere insieme, deve proiettarsi verso il futuro anche in una situazione che non è soltanto la virtuale, che non può orientarsi solo quello, sono d'accordo con il sindaco su questo, ma è la giusta integrazione per far sì che anche i rapporti umani abbiano a migliorare, perché forse tutto ciò che a Lubara può essere mancato fino ad oggi può anche essere ottenuto più senza minimizzare le tecnologie, perché questo è un discorso molto più profondo, ma potrebbe avere conseguenze forse negative. Società, tradizione, cultura, fate voglio. No, tutta la serie che. No, va bene. Se sono due. Sei appetibile se sono così. Allora, quello che dicevo era un'altra cosa. Quando si parla di cultura si parla sempre di tradizione, quando si parla di tradizione si parla di cose passate. Quando parli di cose passate si parla degli anziani. Secondo me gli anziani sono come entrare in una biblioteca, tu entri in una biblioteca e hai una marea di libri, con queste pareti enormi, e ogni tanto prendi questi che vengono chiamati tomi, questo tomo, questo qua, e leggi, e impari. Ma cosa sono gli anziani? Gli anziani visti in una società, in una comunità, non è giusto, comunità, come Lubara, Fiorenza, come sono gli anziani a Lubara? Quello che tu ritieni sia giusto o sia sbagliato, senza avere sulla lingua, calcolando la tua esperienza, perché è il tuo lavoro,
come te, il rapporto con gli anziani rispetto a un personaggio come mio figlio. E come può esserci intenzione per il gioco? Tosta, eh? Tosta, eh? Dai, dai. È un'opinione tua, eh? Soltanto un'opinione tua. Ragazzi, fate brave nel fondo, eh? Oh, bene. Ritieni che ci sia uno stacco netto che impedisce la comunicazione? Io mi sono ritrovato parecchie volte a trovare delle situazioni che compartono a me, compartono a Matteo, ragazzini di 14-15 anni che giocano a carte con un ottantenne e si mandano tranquillamente per mettere un'espressione a fanculo come se niente fosse. Pertanto c'è una comunicazione tra noi. Ma come la vedi tu dal punto di vista professionale, dal punto di vista sociale? Non c'è quello che c'è il contatto con la piazza, c'è il contatto con la piazza, c'è il contatto con la piazza, c'è il contatto con la rispetto a quando era adolescente io come venivo era un po' forse più rinascita, invece c'è stata questa evoluzione, per cui c'è anche meno la più accettazione della mentalità per l'informazione che portano i giovani, i ragazzi, già i ragazzi diciamo piccoli. Posso dire una cosa, io vorrei a tutti i candidati, a tutto il mondo, dire questa prima di faccio italiani. Ovviamente nelle altre parti dove siano un po' vaccinati, siano in angolina della famiglia o della città. Io credo che almeno per gli anziani il padre sia fatto così. Spero che pure nelle altre classi, pure le altre generazioni, no, io spero che gli anziani, però non aspettiamo di diventare noi. Ma questo non voglio dire che il padre avesse fatto fare gli anziani. Dico, per fortuna che gli anziani stanno bene. Vediamo se pure gli altri possono fare bene. Da parte della socialità di Lupara che sono gli anziani, che indubbiamente stanno bene perché vanno a casa, perché ci vediamo a mezza piazza e andiamo a chiesa o ci troviamo che ne so, anche al cimitero, quindi quello che è una. Ma com'è che la vedi una persona che vuole emergere o che vuole creare qualcosa, cioè sta cercando di costruire su tu hai un'attività. A parte ho fatto il conto cane che quando un video per così da dire ce l'avrei, a parte questo, come vedi questo rapporto con te stesso rispetto alla società del paese? Hai un futuro, c'è una continuazione o è soltanto un'esplorata, una cosa che è limitata nel tempo? Secondo me può stare qualcosa che né che io sono un giovane, allora automaticamente, né che vuole avere il meglio di sé, perché che sei? C'è una relazione che mi dai così, scusate, ma i giorni di questo. Però dico, alcuni mi dicono, no, ma tu pure se ti sei ritrovato con la classe, c'è uno, io so, non è che uno che fa l'autista non è in grado, ogni persona ha i suoi limiti, ha le sue capacità. Secondo me, anche io essendo un diplomato, non devo dire, forse lo faccio. Faccio l'autista perché secondo me sia sia in Italia che in tutto il mondo ci serve una persona che fa l'autista. Allora, di parte della comunità, ti vede la terrina del granaggio che gira. Sì. Giovanni, com'è che devi arrivare? Fate bravo, io non vedo la possibilità questa... Buoni, buoni, eh? Di guidare. Per fortuna, perché cioè, lui ha un lavoro penso che sia molto più realizzato di questo, questo è un più grande, cioè, non credo, però comunque come all'interno della società.
Questo è quello che accomuna il paese alla città, poi, perché tutto non è che città. Si riflette un po' quelli tuoi problemi a che lavoro fai? Io sono in cerca di occupazione, mi sto guardando intorno, adesso piano piano tra un paio d'anni parto e comincio a trovare qualche cosa. D'altronde questo poi succede anche in paese, cioè se non c'è lavoro in città forse c'è qualche possibilità in più, d'accordo? Non lo so, forse come dicevamo con Carlo prima, un pochino di spirito di iniziativa in più, e io non posso essere certo a essere a considerare gli altri, però lo voglio dare, mi voglio permettere di darlo, no? Io intraprendendo in più creerebbe anche qualche posto di lavoro, creerebbe, lascerebbe allupare quella trazione, cioè quel non trasportare la città in paese, che sarebbe la cosa più deleteria per il paese. Per i giovani, magari anche le cooperative che possano sentire agli anziani, perché quello è il nostro... E niente che è stato da Roma. Ma che c'entra? Io non c'entro. No, per esempio, come ha fatto, io è un esempio banale, ma Rita per esempio ha aperto una pizzeria. Ora, potrebbero tranquillamente con una stanza presa in affitto crearsi una palestra, con una stanza presa in affitto creare un centro dove si fanno tutti i giochi di società, e poi quello è un lavoro, quello è già un lavoro. Quindi sto dicendo non per tutti, non è che voglio permettermi di dare neanche... Questo qui è una cosa, siamo rimessi d'accordo, io Pasquale ogni volta che parlo lui italiano. Cosa che vuoi dire? Voglio dire, in questa sede possiamo fare qualche proposta concreta per i giovani di Pasquale? Qualche proposta concreta? C'è qualcuno che fa una proposta per i giovani? Chi è che ha un zappato? Io volevo dire riguardo sto fatto degli anziani, io penso che gli anziani tutti sia nelle città, perché il fatto di parlare di anziani, cioè già da giovane, soprattutto in città ho visto o che ci vai come volontariato dagli anziani, o che se ci devi andare o c'è qualcosa, cioè questo fatto di avere un anziano con un'età che quindi non è produttiva, la persona diventa anziano, quindi non interessa più alla società, quindi è marginale. E ci sono dei centri di gente volontariato che fanno queste case di accoglienza per anziani, cercano di fare quello che in effetti fanno i giovani tutti i giorni, che è qualcosa di naturale, mentre in città è qualcosa di volontariato. Io penso che la grande forza di questo paese sia nel volontariato, come nelle altre. L'aspetto economico? Inizia con qualcosa, ma l'aspetto economico è volontariato. Io ti faccio una domanda. Non si inizia mai. L'aspetto economico viene dopo. Cioè per fare qualcosa non bisogna mai guardare al lato economico subito, altrimenti non si otterrà mai niente. Io penso che qualcosa, il rischio per costruire qualcosa bisogna prima investire qualcosa per avere qualcosa di ritorno. Non si può non investire e avere quello che uno si deve desidera. Adesso siamo entrati in un altro aspetto di quello che è il discorso del sociale di questo paese, l'investire. La capacità di creare attività nuove o di rischiare. Io sono 21 anni che vengo, adesso parlo in prima persona. Sono 21 anni che vengo in questo paese, sono 21 anni che ci vengo, vado, esco, faccio. Ogni volta che si parla di qualcosa di nuovo si parla di contributo. Io faccio che io stiamo chiedendo contributo. Chi è che realmente ha il coraggio di aprire qualcosa o di iniziare un qualcosa di attivo senza pensare ad avere una contribuzione che possa coprire? Chi è che ha il coraggio di rischiare? Hai il coraggio di rischiare per la persona? No, hai detto eh sì. Perché hai detto sì? Nessuno. Perché nessuno? Perché nessuno? Perché investe per qualcosa. Come fai a dire nessuno? Cosa vuol dire chi investe qualcosa che non ancora vede? Cosa significa nessuno? Cioè tu qualsiasi passo che fai lo vedi finalizzato ad avere un contributo sociale e quindi pesare su quello che la comunità... Già è uno stimolo del contributo. Ma non è lo stimolo il contributo per fare qualcosa, aspetta un attimo, non è esattamente quello, non è uno stimolo. A Lugano o a Milano, a New York, ragazzi, è fuori un rischio di impresa, chiunque apre un'attività ha un rischio di impresa, cioè se no sto a casa e non faccio niente, naturalmente non guadagno, se mi assumo un rischio, naturalmente ho la possibilità o di non guadagnare o poi di guadagnare. Però ci vuole la mentalità. Ci vuole la mentalità di
creare qualcosa che poi dia lo stimolo a fare qualcos'altro. Si parte, come diceva Totò, la cosa nasce cosa, c'è un esempio in casa, scusate, ma Nicola quando ha aperto il distributore ha preso un rischio perché poi da quello è nato il ristorante, dal ristorante è nato l'albergo, è un esempio che cioè, Nicola vuol dire guarda, ha avuto coraggio di investire, cerchiamo di rimanere il tema è soltanto uno, non è soltanto la convenienza se bisogna fare o non bisogna fare, il tempo è inteso come scorrere delle ore, è inteso come passaggio della giornata, è inteso come socialità, è inteso anche come lavoro, però non investimento, non contributi, non chi è giusto, chi è sbagliato, gli accatti, i veni, completamente. Ragazzi, fate correre. È una terra diversa da qui perché il guadagno della giornata lo spendo alla sera, il guadagno del giorno lo spendo, c'è il metodo del tempo, non hanno l'insegnamento di salire perché da un modo che non hanno fatto, come si fa, gli attenzioni di segnatori che si comprendono e continuano a rinforzare. Ma c'è il patto dei brasiliani, salvo per i stranieri, hanno fatto qualcosa perché hanno investito, hanno rischiato giustamente. Ci hanno guadagnato oggi è stata una casinata in Venezia, una figlia di italiano, mi ha fatto un accenno, l'ho trovato, l'ho assamblato, e ha avuto un caldo che fa di adesso. E quando mi ha raccontato che cercavi di detto che ho fatto un grande sbaglio a lasciare, perché coloro che si sono trovati in quel periodo hanno fatto qualche cosa. È un artigiano, l'hai sbagliato, mi ha chiamato questo paese e poi si è fatto le mie ragazzi, fate tu. Può avere troppi impianti per la sua terra stile, in quanto è riuscita a realizzarsi anche qua, lasciando il para, partendo, andando a Campobasso. Molti impianti. Se tu lo impieghi a realizzare quello che vuoi.
poi il tempo passa presto, ma se tu invece no, per esempio stavo sembra che non è possibile, ma arriva a sì, molte cose che avrei voluto fare, che può essere una cosa pazzesca. Quello che dicevo, viaggiare, passare il tempo fisico è diverso. È proprio l'ora, ma quello che l'ora è? Ma non l'ora di tempo, è l'ora, 60 minuti, a Lupano sono 59, a Roma sono 59. Te non dici che... E con due minuti che ci fai? Perché ci fai? Ma già un anno è un mese. Come prima era io vorrei sapere, scusate, ce ne fate anche un mese che ragazzi fate bravi, fate buoni. È un mese, buoni. Leggo sempre da quello che è questa rassegna stampa del 1947-1954 di Lupara. C'era una volta, padre, c'era una volta un povero paese, racconta la nonna di tutti i piccoli virgoli delle sue bambine. Ma non doveva essere sempre così, cioè non c'è il vecchio paese. Passò un secolo, passarono due, questo paese ebbe la contadina tre cannelli in piazza San Nicola, alcune di voi se lo ricordo ancora. Passò un altro secolo e si fece un progetto per sistemare le strade interne del paese, ma questo progetto venne realizzato durante il secolo successivo, precisamente tra il 2237 e il 2347. Il tronco che oggi unisce questo paese a Casa Calenda, a Quadratino, viene realizzato in poco più di 50 anni, precisamente nel 2347 e nel 2400. Ma cos'è questa comunità? Cos'è questa comunità? È la cosa che vorrei chiedere al nostro sindaco. Che si dirà di Lupara fra 5 secoli? Momento sera, 6 novembre 1947. Che si dirà di Lupara fra 5 secoli? Un augurio che cosa si possa dire, esprimo un augurio che Lupara sia un paese sicuramente collegato sia con un campo passo del quartiere e sia un paese più occupato verso il campo basso del quartiere e che Lupara, diciamo così, possa costruire un nome ideale per vivere il tempo libero e per vivere la e d'altra parte portarsi poi questo grande spazio, questo termine dell'augurio. Questo è l'augurio che faccio io per Lupara. Spero che si possa avverare. Sono passati in piano, sono state due ore che abbiamo vissuto in comunità, che abbiamo cercato di risolvere, di creare un intervento simpatico, meno simpatico, tanto per cambiare vorrei rientrare un attimino in questa rassegna stampa. La rassegnazione e a volte una virtù e a volte no. È una virtù, quando per esempio ci si trova la cassa, noi siamo furbi e non ci struggiamo i lamenti inutili, né diamo di testa al muro, né preghiamo Dio, ma sopportando fortemente l'amarezza del momento ci facciamo subito ricostruire. Non è una virtù quando, traduci da casa nelle stesse condizioni di sopra, ci appartiamo e lasciamo che il nostro spirito lasci pervadere da quella tale apatia che sta quasi letale. Nell'uno e nell'altro caso, la povera vittima è rassegnata, solo che nel primo caso, l'assegnazione si è subito una nostra coscienza, quale rassegnazione segue l'abbandono della guerra. Noi lubaresi, credo di poter parlare a nome dei lubaresi, premesso che siamo rassegnati, interrompiamo la nostra coscienza. Quale rassegnazione? Certo quella virtuosa. Ebbene perché? Siamo meno degli altri? Eppure ci adattiamo ad ogni disagio insopportabile, ad ogni stato oltremodo incresciuto. Sappiamo benissimo che qui a Lupara ti sta male. Qui parliamo di Massimiliano, parliamo di Antonio, parliamo di Giovanni. Nulla che facciamo per migliorare. Non abbiamo acqua, non ci interessa.
Il nostro paese non è un mondizzato, non abbiamo fognature, non ci interessa. Abbiamo pessime strade interne, non ci interessa. Siamo isolati dai paesi vicini, abbiamo la malaria, non ci interessa. Non abbiamo la tribuna pubblica, non ci interessa. Non abbiamo una campana orologica, non ci interessa. Non abbiamo scorrette, non ci frega niente. E queste cose sono in principio le principali in cui dovremmo interessarci. Però le tasse le paghiamo, come? Ma noi a tutto questo non interessa. Non siamo interessati di queste cose, perché se dovremmo interessare i nostri figli, saremmo anche essi rassegnati. Crediamo che l'acqua, l'orologio, la latrina, la fonda, eccetera, eccetera, il bondiglio, bla 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 bla. È un articolo del 1947, Momento Sera, scritto da Durante Antonaretti, che conclude: muoversi bisogna, e muoviamoci una buona volta, muoviamoci, alziamo la nostra voce. Lo so che questa mia chiacchierata, scrive Antonarelli nel 1947, lo so che questa mia chiacchierata forse resterà tale, io purtroppo avrò creduto un po' di tempo, un po' del mio spazio, è veramente scoraggiato, però io chiedo a voi, ma è veramente passato il tempo? Sono veramente passati 50 anni da questa patina? Momento Sera, 11 dicembre 1947. È veramente passato 50 anni o siamo ancora fermi lì? E questo lo chiedo a voi. Buonasera. Thank you.